Siete pronti? Siete caldi? Nell'angolo sinistro troviamo PS Plus! Nell'angolo destro invece troviamo Xbox Gold! Il round sta per iniziare. Tanta guagna per tutti, io sono Ciamba e in questo video metteremo a confronto i giochi che ci concedono mamma Sony e mamma Microsoft e che puntualmente ci regalano grandi soddisfazioni o grandi delusioni, e Sony ha deciso di cestinare prepotentemente il vecchio per il nuovo, lasciando nel proprio abbonamento solo due giochi della current gen, mentre Microsoft ci mette davanti un numero ben più accattivante di 4 giochi. Ma ricordate, la quantità non è tutto. Le considerazioni di questo video sono solo considerazioni personali, date da personali opinioni di considerazioni opinabili, considerando le opinioni personali di chi dà la propria opinione. Partiamo subito con Xbox, che questo mese ci fa respirare aria di party game, con Maroons, Marones, Maroni. Ok, Google. Marooners. Grazie, grazie, ma Marooners, Marooners. Esattamente un party game coloratissimo e sviluppato da M2H, però etichettato come scarno di contenuti, ma risulta essere divertente, sicuramente giocato in compagnia e vi farà passare quella mezz'ora, ma nulla di più. Ho capito, praticamente un gioco di pensavate io avessi detto quella parola, invece avrei potuto dire anche un gioco di meraviglie assolute. Comunque io lo valuterei un Mr. Rock e mezzo. I prati, l'aria fresca, gli uccellini che cinguettano, le palle e le mazze. Passiamo subito al secondo gioco offerto da Xbox, che ci mette davanti Ammazza che mazza. No, aspetta, The Golf Club 2019 PGA Tour. Il gioco si spiega da sé, sicuramente un gioco basato sul golf e condivide molti elementi con il suo predecessore. Vi consiglio di scaricarlo se voi siete appassionati di questo sport, ma non c'è molto altro da dire. Io questo gioco lo valuterei 3 Mr. Rock, perché sappiamo che a Mr. Rock piace la mazza da golf. Mamma mia, sono simpatico! Passiamo invece al primo gioco che ci mette davanti Sony, Overcooked, un gioco gestionale a tema culinario di Ghost Town Games, da giocare fino a 4 giocatori in coop. Coloratissimo, simpaticissimo, sicuramente ha tutte le caratteristiche di un buon party game. Fatemi sapere se volete giocarlo con me in live su Twitch, link trovate in descrizione perché sarò lì in live su Twitch, guagna, guagna. Questo gioco personalmente non l'ho ancora provato, mi piacerebbe veramente tantissimo provarlo, ma già lo valuterei un 3 Mr. Rock. Passiamo adesso all'ultimo gioco offerto da Sony, What Remains of Edith Finch, un'avventura visual novel dagli autori di Unfinished Swan, che io personalmente ho giocato e mi è piaciuto veramente tantissimo, ed è stato riconosciuto come uno dei migliori indie degli ultimi anni. Questo probabilmente lo porterò in live su Twitch, non è un gioco per tutti, è un gioco molto lento, pieno di lore alla Dark Souls, nel senso bisogna scoprire le cose guardandosi attorno, facendo supposizioni, cercando di capire la trama con quello che ti circonda. Questo gioco lo valuterei 3 Mr. Rock e mezzo su 5, perché merita veramente questo gioco. Menzioniamo anche gli ultimi due giochi offerti da Microsoft per 360, ma retrocompatibili con Xbox One. Il primo è Air Defense Force Insect Armageddon, uno shooter sci-fi in terza persona dove dobbiamo eliminare insettoni giganti. Il secondo invece è Comic Jumper The Adventure Capitan Smiley, un gioco d'azione nel quale il protagonista si ritrova a spostarsi tra un fumetto e l'altro in un tripudio di follie. Io questi due giochi li valuterei un Mr. Rock dubbioso. Per questo video è veramente tutto e vi ringrazio per la visione. Confermiamo il PS Plus vincente a testa altissima contro l'Xbox Gold. Iscrivetevi, attivate la campanella se non l'avete ancora fatto per rimanere aggiornati con noi su tutte le novità del mondo del gaming. Vi ricordo che abbiamo ripreso a fare live su Twitch, trovate i link in descrizione. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate dei giochi di questo mese. Un saluto da Ciamba e tanta guagna per tutti.